A grandi di coreano si affrontano due squadre con stati d'umore opposto. I coreanesi di Mr. Zagnoli arrivano dalla goleada in esterna sul campo dei Frate Terme per 6-3, mentre il Civitella dalla sconfitta a domicilio con la Bis Misano per 0-2. Il Tropical si presenta con 19 giocatori all'appello, con Matteo Vitaioli impegnato con la nazionale sammarinese in Bielorussia. Panoramica di coreano da incorniciare, giornata calda, terreno in perfette condizioni, presenze circa 200 in tribuna. Coreano padrone del campo fin dalle prime battute, il primo acuto riguardo lo scambio Biadevukai con Tio di quest'ultimo che sfiora l'incrocio dei pali alla sinistra di Aspidelli. Coreanesi ancora pericolosi, questa volta dal corner. Aspidelli, forse disturbato da Sole, esce a vuoto, ma Biad sotto misura quasi non ci crede, depositando il pallone sul fondo. In panchina il tecnico Dini spiega i suoi che così non si può andare avanti, mentre Zagnoli sembra godersi il sole di giornata. Poco dopo Evukai, lanciato a rete a cercare il pallonetto, ma la sfera ancora una volta termina fuori. Civitella ancora non pervenuto, allora ci penso a Capitan Monti a recuperare il pallone a centrocampo e a provare il colpo, ma la palla esce abbondantemente a lato. Il coreano sa attendere e colpire al momento giusto. Siamo al 29° minuto, Briad esegue una Veronica, deposita il pallone in piede calo di Borghini che trova l'angolo nel set alla sinistra di Aspidelli con tanto di dedica alla sua metà. Replay meritato per il difensore in maglia numero 2. Il gol vale l'abbraccio dei compagni, ma a questo punto il coreano esegue quello che nella vita si chiama copia e incolla. Questa volta Scognamiglio appoggia la sfera, Ricci di prima intenzione col piattone destro infila Aspidelli nello stesso angolo laddove aveva colpito in precedenza Borghini. Ricci esulta giustamente, ma in tribuna chiediamo a lui se si tratta di classe o di schema studiato. La risposta è eloquente e Ricci coglie il momento avendo qualcosa da ridire. Nel frattempo il Civitella risponde con l'asse Cucchi Ferrari, ma la conclusione del numero 11 è da dimenticare. Più precisa la punizione battuta da Capitan Monti. Romani non trattiene, sulla palla si avventa Marcucci che spedisce alto. L'arbitro in questo caso ravvede una spinta e fischia il penalty, puntualmente smentito dal suo assistente per una segnalazione di fuorigioco. Termina qui la prima frazione. Nella ripresa il Civitella cerca di riaprire il match. Cucchi di testa appoggia la sfera tra i guantoni di Romani. Qui Capitan Monti, invece servito da Morigi, impegna a terra l'attento Romani. Sulla ribattuta interviene Ferrari, lesto a servire il compagno Ranieri che da buona posizione alza la mira. Il coreano si rilassa e Civitella mette tanto impegno ma poca precisione, come in questo caso quando Sassi pesca Marcucci che cerca di scavalcare Romani con un pallonetto senza fortuna. Finale targato Vukai, al solo personale del numero 10 di casa, terminato con un nulla di fatto. Alta progressione sempre ad opera di Vukai, velo di Farnetti ma Lilai calcia addosso a Aspidelli. Dall'angolo, dalla parte opposta, arriva il colpo di testa di Narducci, ma anche qui la sfera termina sopra la traversa. Termina qui la gara al grandi di coreano, con i padroni di casa che rispetto alle ultime annate sono partite col piede sull'acceleratore. L'importante, come recita questo cartellone all'interno del rettangolo di gioco, è crederci sempre, mollare mai, altrimenti qualcuno potrebbe rimanere deluso passando dall'esaltazione all'ingresso in campo.